Certo, il trofeo Maestrelli è una data importante, la location del Teatro Verdi è una location estremamente indovinata, come siamo stati bene a Panterai, siamo stati bene qui, le persone premiate, le personalità premiate, Pippo e Vincenzo hanno fatto felici tutti e io cosa devo dire? Devo dire grazie all'organizzazione, grazie al signor Banti, grazie al signor assessore Stefano Pucci che su queste cose è maestro. È d'accordo con le scelte per quanto riguarda i premiati, lo ricordiamo Vincenzo Montella come allenatore della Serie A, come allenatore delle squadre più grandi e delle giovanili Filippo Inzaghi. Vincenzo Montella credo che difficilmente ci potrebbe essere un'altra motivazione, perché con una squadra ha fatto cose belle e impossibili e con una squadra che ha perso pezzi importanti per lunghi mesi. Io non sono un fiorentino tifoso, sono un milanista, per cui dico che viva Pippo, forza Pippo. È altrettanto giusto che a Pippo Inzaghi sia stato dato un premio perché si è veramente impegnato per la professionalità e l'entusiasmo. Sono tutte e due belle persone, io spero mi auguro che il calcio da queste persone riparta perché certe cose che sono successe in questi ultimi tempi non vanno bene. Il calcio è un grande gioco, è un grande business, è un grande cuore, è grande, è giusto che gente come Vincenzo e Pippo si uniscano a prendere un premio così importante come questo intitolato al grande Maestrelli. Immagino anche che se non è tifoso Viola comunque le abbia fatto molto piacere avere la Fiorentina qua proprio lo scorso anno, anzi ha invitato sul palco a tornare Vincenzo Montella con la Fiorentina. Certo, essere tifosi è un problema, è un fatto personale, ma invitare, averla avuto la Fiorentina in quel pre-ritiro qui da noi è stata un'esperienza bellissima. Poi ripeto, tifoso è un conto, da uomo di sport quale ritengo di essere, credo che qualunque cosa porti messaggi positivi sia importante. Per la nostra città accreditarsi con squadre come la Fiorentina è fondamentale. Abbiamo investito molto, avremo presto un nuovo campo scuola, campo sintetico, con un impegno importante per l'amministrazione e questo sarà un ulteriore modo per dire: care grandi squadre, cari grandi attori del calcio, venite a Montecatini perché siamo bravi, abbiamo ottimi impianti, vi accogliamo bene e abbiamo un'ospitalità che non ha da invidiare niente al mondo. Assolutamente, ci sono tantissime strutture importanti a Montecatini Terme, città conosciutissima naturalmente da un punto di vista della bellezza e della cura della persona, e immagino ci sia anche qualcosa che bolle in pentola per quanto riguarda l'estate, ormai il caldo ce la fa arrivare piano piano, immagino che ci sia già qualcosa al di là del fatto che ci sono magari per lei e per il suo staff qualche aspettativa, insomma ci sono le elezioni, quindi insomma dobbiamo un attimo attendere, ma immagino che al di là di questo Montecatini prepari qualcosa. E certo, noi sull'onda lunga dei mondiali di ciclismo avremo nella prima settimana di luglio un evento importantissimo quale il raduno di tutte le squadre giovanili, le gare di tutte le squadre giovanili riconosciute dalla Federazione Ciclistica, che per noi significa migliaia presenze e anche una partecipazione attiva al nostro territorio che sul turismo, visto che Terme e benessere sono importanti, ma sul turismo attivo e sportivo investe molto. Questa è l'onda lunga dei mondiali che non terminerà qui, sono altre le idee che abbiamo, che vorremmo sviluppare con la federazione ciclistica, poi sarà la città a decidere se ci saremo. Abbiamo importantissimi eventi da partecipare, come dimostra per esempio la presenza delle gare del CSI, il Centro Sportivo Italiano, che sono gare amatoriali ma gare importanti in termini di numeri e di presenze. Un pensiero, visto che è partito il Giro d'Italia naturalmente va anche al ciclismo, e un pensiero particolare va al grande Alfredo del quale non si può altro che parlarne in termini positivi. È un uomo unico, è un uomo particolare, anche ruvido, ma è veramente un maestro di vita che qualunque sport invidia.